Sono Francesca Sinigaglia, storica dell'arte e archivista. Mi sono specializzata nell'Ottocento bolognese, molto importante a Bologna, ma prima di questo museo appunto poco rappresentato. E mi sembrava giusto appunto creare un luogo che potesse raccogliere tutte queste realtà incredibili bolognesi. Abbiamo ottenuto appunto i patrocini della regione Emilia-Romagna, del comune di Bologna, del quartiere e tantissimi appunto enti. Il progetto è un progetto sia di ricerca che di valorizzazione, che sono ovviamente due parole importanti. Ricerca è lo studio sulle fonti, la valorizzazione è la narrazione. In cosa consiste la narrazione? Attraverso appunto un percorso semplice ma efficace, scientificamente corretto, con 5 sale appunto e 12 sezioni che narrano lo sviluppo dagli anni 30-40 dell'Ottocento, no? Quindi finiscono i Gandolfi, finisce Donato Creti, inizia un po' il neoclassicismo, ecco, per creare, e appunto da lì parte il museo. Dei tirocinanti, dei ragazzi dell'università bravissimi, spiegano appunto fin dall'inizio delle prime sale il percorso appunto espositivo. Non ci sono solamente loro, naturalmente, ma c'è appunto una seria ditta che si occupa appunto del controllo anche delle opere d'arte, che è appunto Teleimpianti. Si è occupata appunto di sicurezza, che ovviamente è molto importante, alla base appunto poi in realtà della valorizzazione.